Il Grande Oriente d'Italia, Terni per trattare un tema importante, una repubblica fondata sul lavoro, che è l'articolo 1 della nostra Costituzione, nell'epoca della crisi. Dignità, diritti e nuova etica del lavoro per l'uomo. Tra l'altro c'è da ricordare che il Grande Oriente d'Italia sta festeggiando un po' in giro per le varie città italiane proprio i 70 anni della nostra repubblica. E non è un caso, lo chiediamo al dottor Santino Rizzo, che è il presidente della Corte centrale del Grande Oriente d'Italia, non è caso, è un caso che sia stato proprio qui a Terni il convegno, l'incontro scelto su una tematica così delicata come quella del lavoro, visto che a Terni, insomma, le problematiche del lavoro non sono poche. È così. Allora, il Grande Oriente d'Italia ha organizzato questo convegno, ma non solo qui a Terni, ma in varie città d'Italia, non in tutte, con degli argomenti ben precisi. È partita da Reggio Emilia perché? Perché per noi è un passo fondamentale, perché il presidente della Costituzione dei 70 che hanno costituito la Costituzione della Repubblica Italiana era un fratello, Meucci Ruini. E Reggio Emilia è stata la città dove è stata fondata la bandiera tricolore. Quindi per noi è un motivo di orgoglio poter, diciamo, manifestare e cogliere l'occasione appunto del 70° per parlare delle problematiche che interessano la nostra Repubblica. Perché Terni? Terni è stata scelta per il lavoro perché credo l'Umbria, in base ai dati, è la regione dove si sta soffrendo più di tutti la crisi del lavoro, e soprattutto per i giovani. La storia è iniziata un anno e mezzo fa, quando ci fu la crisi dell'acciaieria che esplose in modo serio, e il nostro Gran Maestro, insieme al GOI, alla Giunta, ha fatto un appoggio morale, ma anche presso anche gli altri istituzioni che sono in tutta Europa, in tutto il mondo, ma soprattutto in Europa con la Germania in modo particolare, un sostegno morale a questa situazione di criticità. E quindi Terni come, diciamo, simbolo anche di problematiche legate al lavoro. Tra l'altro c'è da dire che al convegno, di cui tra l'altro potete vedere le immagini, c'è stata una grande partecipazione da parte della città e delle istituzioni, e non soltanto. Sì, sicuramente. E dunque ci ha accolto tanto. Dobbiamo dire che questo convegno ha avuto il patrocinio da parte della regione, da parte della provincia e del comune. E il sindaco ha aperto i lavori come padrone di casa, perché abbiamo chiesto chiaramente, e ci ha offerto e ci ha dato modo di poter appunto fare questo convegno in questa bellissima sala. C'è stato il saluto da parte della Presidente della Regione telefonico, nel senso che per dei problemi all'ultimo minuto non ha potuto partecipare, però ci ha inviato il suo saluto, e questo ci ha fatto veramente piacere. Poi c'è stata la partecipazione di tutte le varie istituzioni, anche piccole, grandi, medie industrie. C'è stato il saluto da parte della Caritas, e ci ha portato il saluto di Sua Eccellenza il Vescovo, quindi a noi questo ci ha fatto estremamente piacere. Le problematiche che sono state trattate nelle due relazioni principali, quella del professor Nadotti, per fare una brevissima sintesi. Ecco, ricordiamolo, il professor Loris Lino Maria Nadotti è docente di economia all'Università di Perugia, nonché preside proprio della facoltà di economia della sede di Terni, quindi intervento estremamente qualificato e molto inserito nel territorio. Esattamente, anche perché lui si è occupato negli anni, proprio per delega da parte dell'università, di studiare le metodologie e le tecniche e per preparare di conseguenza i giovani alle nuove esperienze, alla capacità di
costruire nuove iniziative, nuovi modi di lavoro, l'ammodernamento di tutte le, anche delle vecchie industrie, eccetera. E quindi è stato veramente molto, molto interessante, e dando anche un'indicazione ben precisa, perché l'università ha deve essere la sede dove formare i giovani, ma deve creare anche un rapporto con le aziende che lavorano sul territorio. Questo collegamento è importante. Fondamentale. Tra università e aziende. Quindi, intervento anche molto apprezzato, quello di Domenico Proietti, segretario nazionale aggiunto della UIL, no? Certo, sì, io gli ho bruciato qualche cosa nella... Qualche tema iniziale, visto che il professor Santino Rizzo, ricordiamolo, era nella sua veste di presidente proprio della Corte Centrale del Grande Oriente d'Italia, era il moderatore, qualche tema è stato un po' anticipato. È stato un po' anticipato, e credo che il lavoro che... E quello che dà, come avevo detto alla presentazione del convegno, dà la dignità all'uomo. L'uomo senza lavoro rischia di essere senza dignità, perché con il lavoro si possono conquistare tutto ciò che ci serve per vivere nel mondo civile e nella nostra Repubblica. Poi, tra l'altro, la nostra Repubblica è fondata sul lavoro. Il primo articolo ci dice questo: la Repubblica Italiana è fondata sul lavoro. E allora il lavoro chi lo fa? Lo fa l'uomo. Se l'uomo non lavora, non ha dignità, e quindi vengono a cadere quelli che sono i principi fondamentali della nostra Costituzione. E poi le conclusioni sono aspettate proprio, no, al gran maestro, a certo. Stefano Bisi, c'era grande attesa per sapere, insomma, che cosa avrebbe detto di questo argomento così delicato e scottante. Beh, noi mettiamo al centro di tutto sempre l'uomo. L'uomo è quello che è la vita ed è l'elemento fondamentale nel nostro mondo. Se l'uomo non ha dignità, non può costruire e lavorare per il prossimo. Il nostro impegno qual è? È quello del Gran Maestro, ma credo che di tutta la nostra comunione, è quello di cercare di dare ognuno nel suo modo e nelle sue possibilità l'impegno a costruire una società migliore per i giovani, che sono il nostro futuro, il nostro avvenire. E solo con l'impegno da parte di tutti, di tutte le associazioni, di tutte le istituzioni, di tutte le aziende, di tutte le figure che costituiscono la nostra Repubblica, possiamo realizzare un mondo migliore. In sostanza è stato questo quello che ha voluto significare con il suo intervento. Noi siamo disponibili e aperti a qualsiasi iniziativa che possa portare un aiuto alla nostra società. Insomma, in sostanza, al termine di questo convegno, che come dicevamo è stato molto partecipato, molto sentito, ne esce una luce di ottimismo per il futuro della nostra città e del lavoro, soprattutto per i giovani, ma non solo per i giovani. Diciamo che questo è un punto di partenza. Cioè, noi abbiamo organizzato questo convegno lanciando un messaggio ben preciso, che è quello di richiedere l'aiuto e la disponibilità di tutti. Ognuno di noi lo può fare nel suo mondo, nelle sue possibilità. Se seguiamo questo percorso, io credo che veramente riusciremo a costruire una società migliore. E allora a questo punto non ci resta che augurare buon lavoro a tutti voi, ma anche a tutti noi. Certo, no, a tutti noi, anche perché non possiamo pensare di andare ognuno per sé. Ci deve essere l'impegno e la volontà di aggregarsi e di mettere il meglio di noi stessi per realizzare e costruire appunto un mondo migliore. Grazie professor Rizzo. Io passo la parola al Gran Maestro, che ci darà le conclusioni. Grazie a Santino Rizzo e a tutti fratelli ternani che hanno raccolto l'invito della Giunta del Grande Oriente d'Italia
di promuovere a Terni un incontro per celebrare i 70 anni della Repubblica. Abbiamo pensato a Terni perché questa città vive una crisi come tante altre città, ma abbiamo scelto Terni perché da città dove, fondata davvero sul lavoro, oggi si vive la mancanza, la diminuzione del lavoro, è drammatica la percentuale di giovani disoccupati di questa città. E come ci ha ricordato il direttore della Caritas, il problema della mancanza del lavoro ferisce, colpisce la dignità. In questo senso bisogna che le associazioni ed anche la nostra, il Grande Oriente d'Italia, siano attenti a quello che succede tra i propri associati. Bisogna, dico spesso, quando la sera andiamo in loggia, guardiamo gli occhi, guardiamo la faccia di chi ci sta accanto, perché probabilmente ha dei problemi che non riuscirà ad esprimerli, anche se siamo tra fratelli, tra uomini che si vogliono bene. Qualche volta l'orgoglio non ci fa dire quello che sentiamo, non riuscendo più a dare neppure i soldi per andare al cinema ai propri figli piccoli, ha scelto di lanciarsi contro un treno per porre fine alla sua esistenza terrena. Ma casi come questi ne sono avvenuti tanti in Italia, proprio per la perdita del lavoro, quindi la perdita poi alla fine della dignità. Abbiamo scelto Terni per onorare i 70 anni della Repubblica fondata sul lavoro. Abbiamo raccolto l'invito che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha fatto nel discorso di fine anno, di celebrare il compleanno di questa donna avvolta nel tricolore. Credo che in Italia, e ha fatto bene il Gran Maestro di Cuba a ricordare che la libera moratoria universale va utilizzata perché è portatrice di valori importanti di cui c'è molto bisogno. E noi, questa donna fasciata di tricolore, abbiamo cominciato a celebrarla da Reggio Emilia, la città del tricolore. Poi siamo andati a Sassari. Ieri sera eravamo a Colle Valdelsa, nella moschea di Colle Valdelsa, in quella moschea che Oriana Fallaci negli ultimi anni della sua vita volle dire che bisognava bombardarla. Noi non bombardiamo nessuno. Quando si lanciano le bombe si fanno morti e feriti e dopo ricostruire è difficile. Bisogna conoscere, voler conoscere senza pregiudizi. Ieri sera nella moschea di Colle Valdelsa c'è stato un incontro molto bello tra fratelli massoni, tra i membri di quella comunità islamica, erano presenti l'imam di Colle Valdelsa e poi anche l'imam di Perugia, Abdel, e le sindaci che in passato, dopo l'11 settembre, hanno avuto il coraggio di cedere uno spazio a questa comunità musulmana perché potessero costruire il loro luogo di preghiera, perché è ingiusto in uno Stato laico che si lascino i musulmani pregare lungo i marciapiedi, questo è indegno. Valdelsa, questa
città di 20.000 abitanti in provincia di Siena, confine con il Chianti, ha dato una dimostrazione al mondo che si può stare assieme, si può convivere se c'è la volontà di conoscersi. E poi questo tema della spiritualità che unisce, perché tutti siamo figli dello stesso cielo, tutti viviamo sotto lo stesso cielo, è una caratteristica del Grande Oriente d'Italia del terzo millennio. Una caratteristica, perché quando sono stato eletto 2 anni fa mi torna spesso in mente un episodio, 2 episodi concatenati, molto significativi per me. Quando a Massa Marittima, provincia di Grosseto, una cittadina di 5.000 abitanti ad alta densità massonica, dove ci sono più di 100 fratelli, 3 logge, quasi come Cuba, dove sono tanti fratelli cubani, nel tempio storico di questa città della Maremma, un folle ha deciso una notte, pensando che i suoi guai dipendessero dai massoni del posto, di andare a distruggere il tempio. Ci riuscì parzialmente. Uno dei primi a dare la solidarietà ai fratelli per questo episodio fu il vescovo di Grosseto, Monsignor Franco Agostinelli. Io a quel tempo ero presidente del collegio circoscrizionale, si chiama così, dei maestri venerabili della Toscana del Grande Oriente d'Italia. Sentì il dovere di andare a ringraziare per questa solidarietà. Andai a Grosseto e il signor Agostinelli, quando, dopo una bella chiacchierata che facemmo, mi accompagnò sulla porta. Il signor Agostinelli è un uomo di grande vigore fisico, ora è vescovo a Prato, non è un caso che sia stato mandato a Prato, città complicatissima, proprio la presenza di numerose etnie. Ecco, Franco Agostinelli, dandomi una vigorosa stretta di mano, mi disse: vede, in fondo io e lei abbiamo la stessa aspirazione, alziamo lo sguardo verso il cielo stellato. Il cielo stellato è sempre presente nei nostri tempi, nei tempi massonici. Qualche giorno dopo, durante un convegno, l'imam di Firenze, un convegno organizzato dai Grandi Oriente d'Italia, l'imam di Firenze, Zedine Zir, disse la stessa cosa: tutti noi siamo sotto lo stesso cielo stellato. Mi colpì la spiritualità che unisce. Il tema della spiritualità sarà anche oggetto dell'incontro che il 1 giugno, sempre per celebrare i 70 anni della Repubblica, il Grande Oriente d'Italia ha organizzato a Torre Pellice insieme alla comunità valdese. Sarà presente il moderatore della tavola valdese, Eugenio Bernardini. In quell'occasione sarà ricordata la figura di un massone, di un valdese, si chiamava Paolo Paschetto. Non molti conoscono quest'uomo, questo artista, ma Paolo Paschetto è colui che ha disegnato lo stemma della Repubblica Italiana. Lo stemma della Repubblica Italiana l'ha disegnato un massone, si chiamava Paolo Paschetto. Il 1 giugno a Torre Pellice ricorderemo la sua figura, ma il 25 aprile, perché questa Italia democratica, questa Italia repubblicana l'hanno costruita anche con il loro sacrificio i massoni. Il 25 aprile il Grande Oriente d'Italia celebrerà questa giornata a Lipari. Oggi Lipari è bello, meta turistica di primaria importanza, ma non era così quando il gran maestro del Grande Oriente d'Italia, Domizio Torrigiani, venne inviato al confino, a Lipari, per sfuggire alla democrazia che lui voleva costruire in questo nostro paese.
andò al confino senza questo collare che io porto, il collare che portano i gran maestri del Grande Oriente d'Italia quando si passano l'incanto. Questo collare venne nascosto da un nostro fratello, venne nascosto nelle fasce di un neonato per sfuggire all'assalto degli squadristi. Oggi lo porto anch'io, lo porto con orgoglio perché non è un vezzo, non è una collana che riempie la figura di una persona, no, questo è il simbolo del Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia, è un simbolo che i fratelli nel corso del tempo hanno custodito da chi ce lo voleva strappare, così come ci sono riusciti a strapparci un palazzo a Roma, si chiama ancora Palazzo Giustinianus.